Amore il segno di Paolo Yoga. Mi raccomando, anche in questo video fate attenzione, oltre a controllare ai comandi che vi darò, controllate anche durante il video se vedete un codice sconto che poi potrete utilizzare sul sito di WeGood. Approfittatene. Volta partiamo da qua. Siamo già sedute, parto a metà del tappetino, quindi prendiamo bene le misure. Porto le mani sulle ginocchia e iniziamo a controllare il nostro respiro. Inspiro dal naso ed espiro sempre solo dal naso. Ci isoliamo da tutto quello che accade intorno a noi. Prendiamo consapevolezza del nostro corpo e aria con gli occhi. Inspiro, sollevo le braccia verso l'alto. Espiro, porto la mano sinistra sul ginocchio destro e vado in rotazione. Ripeto ancora una volta, inspiro, espiro, cambio. Andiamo a riscaldare bene tutto il corpo, la colonna. Inspiro, espiro. Ora riporto le mani sulle ginocchia, inspiro, allineo bene la colonna, espiro, curvo e guardo in direzione dell'ombelico. Inspiro. Posizionando la schiena, porto le mani avanti e allungo la schiena. I palmi delle mani sono ben appoggiati a terra, le spalle sono lontane dai lobi. Cerco di avvicinare il più possibile il busto sulle cosce. Ora inspiro, porto le mani verso il naso destro. Allunghiamo bene il lato sinistro del corpo. Inspiro, ritorno al centro. Espiro e cambio lato. Inspiro, ritorno, ritorniamo su. Appoggiamo le mani sul tappetino. Ci posizioniamo bene nella posizione del gatto e inspiro, rilancio la schiena, espiro, curvo, guardo sempre bene in direzione dell'ombelico e inspiro, inspiro. Mantenendo il bacino allineato dei ginocchi, porto avanti le mani e avvicino la fronte e il petto al tappetino. Ritorno
tra martello e anche sono lineate tra di loro direzionate verso il pavimento. Ombelico risucchiato verso la colonna. E ora inspiro, piego la gamba destra, vado ad afferrare la punta del piede, apro il petto, sollevo la coscia verso l'alto. Sia il ginocchio che la mano a terra, inspiro, sollevo la gamba sinistra, inspiro, stendo il braccio destro in avanti. E ora inspiro, spiego la gamba, vado a prendere la punta del piede e sollevo bene la coscia. La posizione. Punto le dita sul tappetino e ora spingiamo il bacino verso l'alto, espiro, cane faccio in giù, facilitato, manteniamo ancora le gambe piegate. Cerco di spingere il più possibile talloni verso il basso, allontano le spalle dai lordi e ora inspiro, espiro, stendo solo il ginocchio sinistro. E inspiro piede, espiro, stendo solo il ginocchio sinistro. Ogni volta che espiro, stendo una gamba, quando espiro, piego. Inspiro, espiro, stendo entrambe le gambe. E inspiro, piego. Espiro, stendo. Inspiro, piego. Espiro, stendo. E andiamo, cane faccio in giù. E ora inspiro, carico il peso sulla mezza punta. Espiro, spingo il più possibile il tallone verso il basso. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. E rimaniamo ancora per terra, respiro. Risucchio bene l'obliquo verso la colonna, lo sguardo è verso l'obliquo. Allontano le spalle dai lobi. E ora inspiro, carico il peso, andiamo alla posizione di piegamento. Andiamo così a riscaldare bene tutto il corpo. E ora inspiro, inspiro, piego le braccia vicino al petto, al tappetino, ci teniamo completamente. Appoggio la fronte a terra e lascio davanti con le mani. Appoggio il braccio e gomito a terra. Da qua inspiro, stacco la testa e le spalle dal tappetino e espiro, scendo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Rimango, siamo nella posizione del cobra. Mi raccomando, non è una posizione che deve essere passiva, comoda. Ma facciamo delle pressioni con i palmi, con l'avambraccio con i gomiti e attivo bene la muscolatura della schiena. Apro bene le spalle. Spingo con il bacino verso il tappetino, le gambe sono ben tese e i glutei sono contratti. E ora inspiro, scendo giù, scivolo con le mani indietro vicino al petto. E da qua inspiro, sollevo un po' di più il busto, senza stendere ancora completamente il braccio, e inspiro, scendo. Inspiro. Espiro. E ora inspiro, cane faccio in su. Il peso è solo sui palmi delle mani e sul collo del piede. E ora espiro, piego le gambe, porto i glutei verso i talloni e allungo. E ora inspiro, posizione il piatto contro le dita sul tappetino, inspiro, cane.
respiro pieno le gambe, guardo avanti, con due passi porto i piedi in mezzo alle mani, gambe unite, porto le mani sulle tibie, inspiro, inspiro, piego le gambe e avvicino il più possibile il petto alle cosce, inspiro, stendo le gambe e arrivo con la mano davanti. Io peso sempre sulle dita con il bacino allineato alle nostre caviglie. Espiro, rilasso. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Posiziono le mani vicino ai piedi, vedo inspiro, stendo le gambe. Punto il dito della mano sul tappetino. Allineo la colonna, espiro. Uttanasana, appoggiamo il palmo delle mani a terra. E ora inspiro, perna, manca, salgo su, sollevo le braccia verso l'alto. Unisco il palmo delle mani, la luce, tutta verso l'alto e apro bene il petto. Senza spingere il bacino in avanti. E espiro. E samastiti. Andiamo subito a fare il saluto al sole A. Quindi mi raccomando, la cane faccia in su, rolliamo sul collo del piede, andiamo subito la cane faccia in giù. Inspiro. Inspiro, prendo la cane, scendo giù. Inspiro, allungo la mano, guardo avanti. Inspiro, due passi indietro. Espiro, chaturanga. Inspiro, cane faccia in su. Inspiro, rollo sul collo del piede, cane faccia in giù. Inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con due passi. Porto i piedi in mezzo alle mani, inspiro, allineo la colonna, espiro, uttanasana, allora inspiro, palma larga, salgo su, espiro, e samastiti, espiro, sollevo le braccia, espiro, palma larga, scendo, inspiro, allineo la colonna, espiro, due passi indietro, e chaturanga, inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. Inspiro, piego le gambe, guardo avanti e con due passi, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, allineo la colonna, espiro, uttanasana, e ora inspiro, perno largo, salgo su, espiro, e samastiti. Ripetiamo ancora una volta. In questa fase proviamo ad aggiungere il balzo, sia nella fase di andata che nella fase di ritorno. Inspiro, espiro, perno largo, scendo. Inspiro, allineo la colonna. Espiro, balzo e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su. Espiro, cane faccia in giù. Inspiro, piego le gambe, guardo avanti. E con un balzo, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, allineo la colonna. Espiro, uttanasana. Inspiro, perno manca, salgo su. Espiro. E samastiti. E ora inspiro. Espiro, per la mano, scendo giù. Inspiro, allineo la colonna, espiro, alzo e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su. Espiro, cane faccia in giù. Inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto. Espiro, porto il piede destro in mezzo alle mani. Appoggio il ginocchio, appoggio il collo del piede. E inspiro, sollevo le braccia e si muove a fondo uno. Apro bene il petto, svolgo verso l'alto. Espiro, porto le mani verso l'interno. Apro il piede destro verso l'esterno e rimango in postura. E
alta e porto il piede sinistro in mezzo alle mani, appoggio il ginocchio, appoggio il collo del piede e inspiro. Affondo. Espiro, porto le mani verso l'interno, apro leggermente la gamba sinistra verso l'esterno e va. Inspiro, sollevo il braccio sinistro verso l'alto. E ora appoggio la mano sinistra sul ginocchio e apro leggermente il ginocchio verso l'esterno. Inspiro, viva le gambe, guardo avanti e con un balzo porto le due mezze mani. Inspiro, arriva la colonna e espiro, Uttanasana. Inspiro, perna vacca, salgo su. Espiro, Sarasini. E ora espiro. Porta il ginocchio al petto. E ora attenzione. Sciolgo la posizione, porto dentro la gamba e andiamo per le tre. Per chi faccio le dirette so che mi manca una. Anche ben allineate tra di loro, direzionate verso il tappetino. E un grande passo indietro, andiamo subito in guerriero 2. E ora inspiro, scivolo avanti, appoggio la mano sul, vicino al piede e inspiro, allungo. E ora inspiro, passo da sotto, appoggio la mano sulla tiga, sul polpaccio meglio, e allungo le rovesciate. Apro bene la spalla destra, quindi non rimane chiusa, spingo indietro. E ora ruoto completamente il corpo, anima al fondo, mano sinistra sul fianco e inspiro, porto sul braccio destro, inspiro, porto il braccio verso l'esterno del ginocchio sinistro, unisco le mani in posizione di carriera, le posiziono bene davanti al petto in mezzo, punto le ginocchia e punto le dita del piede a terra, stendo il ginocchio e mando il suolo. E ora inspiro, sciolgo la posizione, ritorno in guerriero 2 e espiro, ruoto completamente il corpo e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, gamba sinistra su. Espiro, palla in avanti, porto la gamba piegata a terra. Andiamo bene, dobbiamo spingere il più possibile il bacino verso il basso, quasi a doverci proprio sedere, ma sedendoci al centro, non sul fianco, non in questo modo. Piano piano, una questione di elasticità. E piano piano miglioreremo e possiamo arrivarci. Posiziono bene le mani adesso sul tappetino, punto le dita del piede sinistro a terra e da qua ritorno alla faccia. Inspiro, prima le gambe guardo avanti con un balzo, oppure un balzo e porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, la colonna e espiro. Uttanasana, inspiro, parla manca, salgo su. Inspiro, Samasthiti.
appoggio la mano sul polpaccio e inspiro, allungo il braccio verso indietro. E siamo un guerriero rovesciato. E inspiro, guerriero 2, ruoto completamente il corpo. Da qua vado in affondo, appoggio la mano destra sul fianco e inspiro. Braccio sinistro su, scivolo verso l'esterno, unisco i palmi delle mani, punto le dita del piede sinistro a terra, stendo il ginocchio. Espiro, ora sciolgo completamente la posizione, ritorniamo al guerriero 2 e espiro, appoggio le mani, carico la mano destra indietro e espiro, chaturanga. Inspiro, cane faccio in su, espiro, cane faccio in giù. Inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con balzo, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, linea la colonna e espiro, uttanasana, allora inspiro, perna manca, salgo su. Espiro, e sanasi. E ora da qua inspiro, espiro, ritorno giù. Inspiro, linea la colonna, espiro. Balzo e chaturanga, inspiro, cane faccio in su, espiro, cane faccio in giù, inspiro, sollevo la gamba destra verso alto, espiro, porto la gamba destra piegata in avanti. Proviamo a sederci, noterete sicuramente una differenza tra una gamba e l'altra, ma non vi preoccupate, come in tutto, anche nella forza, abbiamo sempre un lato più forte, più elastico, più mobile. E ora appunto le dita sul tappetino, porto indietro la gamba destra e rimaniamo nella posizione di piegamento. Inspiro, espiro, appoggio il ginocchio e allunghiamo, andiamo in balasana. Inspiro, ci sediamo. Prendete una posizione comoda, metto verso di voi, posizioniamo le mani sulle ginocchia, chiudiamo gli occhi e inspiro ed espiro solo. Sempre solo col naso, apriamo le spalle. Cerchiamo di liberare la mente da qualsiasi tipo di pensiero, di pensare di nuovo alla nostra pratica. A cosa è andato e cosa non è andato. Ricordiamoci che non tutti i giorni sono uguali. Ci possono essere tantissimi fattori esterni che possono influenzare quello che poi capita sul tappetino. Sarà poi nostra competenza cercare di abbandonare tutto quello che capita prima della pratica, quello che accade attorno al tappetino durante la nostra pratica. Piano piano ci arriveremo. Verso l'alto e espiro, porto la mano sinistra sul ginocchio destro, ruoto e inspiro, espiro, cambio. Inspiro, ritorno e namaste. Spero che questa pratica vi sia piaciuta. Vi aspetto alle prossime lezioni.
mi ricordo che oltre alle lezioni di power yoga trovate sempre sul profilo di Bigood, trovate lezioni funzionali, lezioni di beauty bar e lezioni di stretching movimenti. Mi raccomando, avete fatto attenzione durante la nostra pratica a vedere sul video se avete trovato questo famoso codice sconto? Spero di sì, e nel caso sfruttatelo in modo da utilizzarlo sul sito e magari comprarmi lo stesso completo che io. Ve lo consiglio soprattutto per lo yoga, è ideale, perfetto. Beh, che dire, grazie.